Allora, siamo giunti all'ultima intervista di oggi, l'ultimo incontro di oggi. Sono molto contento perché con Marco ci siamo conosciuti da poco, con il nostro ospite di oggi, però ha delle caratteristiche che mi piacciono un sacco, sia come fotografo che come filosofia della fotografia. L'ospite è Marco Colombo, fotografo, naturalista, insomma c'è un sacco di titoli che poi ci racconterai. Non ho voluto con Marco preparare, siamo litigo col microfono, preparare delle domande perché mi piace molto di più poter andare un po' liberi e conoscere un po' quelle che sono le tue caratteristiche sul modo di fotografare e su quello che intendi per fotografia naturalistica e anche artistica. Quindi ve lo presento, vi ringrazio per essere qui. E intanto è Marco Colombo qui con noi e vorrei un applauso per cortesia, così iniziamo a scaldarci un po'. Grazie. Intanto Marco, presentati un po', insomma, se tu dovessi dirci chi sei, come ti descriveresti? Allora, buongiorno a tutti, mi sentite con questo? Sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Marco Colombo e sono un appassionato di natura, di animali e di fotografia. Io nasco innanzitutto come appassionato di animali, perché fin da quando ero piccolo in realtà andavo a cercare proprio le lucertole, le farfalle, insomma anche nell'acqua in realtà, i polpi in particolare mi piacevano molto, e poi all'età di 11 anni ho attaccato alla parte fotografica, ho iniziato con le diapositive che ho utilizzato fino al 2009 e poi mi sono convertito al digitale. E, diciamo che ho iniziato a nuotare per poter vedere gli animali. Mio padre andava con la maschera e le pinne facendo snorkeling e usciva e mi diceva: oggi ho visto un sarago, oggi ho visto l'orata, oggi ho visto il polpo. E io a 4 anni volevo vedere queste cose. Allora lui mi ha comprato i braccioli e siamo arrivati al mare. Io ho messo la maschera e le pinne, sono entrato e ho dimenticato i braccioli. E mia madre ha detto a mio padre: ma non ha messo i braccioli? Lui fa: no, no, lascialo andare. E io ho imparato a nuotare così, in realtà, per poter vedere gli animali in acqua. Senti, prima hai attaccato la fotografia a quella che è quindi la tua passione, ad un'altra passione che era la subacquea, cioè il fatto di poter andare in acqua. Però tu sei anche un bravissimo fotografo di fotografia naturalistica esterna. E quale delle due ti appassiona di più e quale è nata prima delle due? Allora, come fotografia, diciamo come passione per gli animali, sono andate in parallelo la parte subacquea e la parte terrestre. Mentre per quanto riguarda la fotografia è nata un po' prima quella fuori dall'acqua, perché ovviamente è un po' più semplice. Diciamo che ho iniziato nel 99 quella esterna e nel 2000, quindi un anno dopo, la fotografia subacquea con la Nikonos, quindi Nikonos 5. Ho odiato il mirino con l'errore di parallasse, ho odiato l'assenza di autofocus e tutte queste cose di stimare a occhio le distanze sott'acqua, che sono veramente un incubo, però sono stata una buona scuola, quindi io sono stato contento di aver cominciato così. In realtà non tornerei indietro, cioè non, oggi neanche per sfizio mi metterei a usare ancora la Nikonos, perché comunque dal punto di vista creativo il digitale ti permette di fare delle cose che con la pellicola erano di base più costose, e già questo era un limite. Senti, tu mi introduci una domanda, perché quando si parla di fotografia naturalistica spesso si dimentica la parte creativa, no? O si confonde la fotografia naturalistica con la fotografia strettamente biologica per un libro di biologia. Quindi si dice: ah, vabbè, fotografo naturalista, vabbè, fai le foto per il libro di biologia dove si vedono bene gli animali e si studiano bene. Invece c'è un nesso cioè si può fare arte fotografica anche in fotografia naturalistica. Sì, allora diciamo che secondo me la parola arte è un po' ingigantita per la parte di fotografia naturalistica. Diciamo che si può comunque lavorare sull'aspetto creativo anche in questo ambito, nel senso che le fotografie naturalistiche si dividono in due grosse branche, una più documentativa, che è quella che citavi tu, per far vedere come è fatto l'animale, per far vedere un comportamento, per far vedere una situazione, e una invece più creativa, in cui il fotografo magari lavora di più anche con soggetti comuni, sulle luci,
o sulla tecnica e così via. In realtà una cosa non esclude l'altra. Diciamo che in una scena come una predazione o un comportamento non mi metterei a sperimentare, cioè in quei casi io tendo a fare una foto di tipo documentativo, mentre per quanto riguarda i ritratti capita, è passato prima qualche esempio in cui invece faccia degli esperimenti dal punto di vista dei tempi lunghi, dal punto di vista del controluce e così via. Questi secondo me non devono adombrare il soggetto, cioè non devono fare in modo da farlo passare in secondo piano, ma servono a farlo esaltare, quindi devono essere un contorno che esalti in qualche modo quello che tu stai fotografando. Quindi una convivenza di questi due tipi di fotografia, ma anche due tipi di fotografie diverse a seconda dello scopo che è della, ovviamente per un libro di biologia è inutile esattamente per proporre un certo tipo di fotografia. Per un libro di biologia una foto in panning non ha alcun senso, mentre per non lo so, far vedere la bellezza della natura funziona. Dipende sempre tutto dallo scopo, cioè tutto è lecito in realtà, no? Anche lo abbiamo visto nella giuria del concorso, fare dei montaggi con il computer eccetera è assolutamente lecito, dipende solo dallo scopo che tu hai, cioè tu fai in base allo scopo. Se vuoi mettere insieme degli animali che non vivono assieme lo fai con Photoshop, però è una cosa completamente diversa. Dal punto di vista della fotografia naturalistica, la parte di post-produzione che io faccio in realtà è molto limitata ed è relativa al crop, quindi ritaglio entro un certo margine per mantenere comunque la dimensione del file stampabile, e luminosità, contrasto, nel caso delle fotografie subacquee a volte rimozione della sospensione, poca, cioè se nevica, anche perché non sono molto bravo, e poi rimozione dei punti di polvere sul sensore. Questo è quello che faccio di base, però tendenzialmente sono un po' più contento se il file all'interno della macchina rispecchia quasi al 100% quello che poi sarà, a parte questo workflow di base, questa preparazione di base, se rispecchia in qualche modo. Poi se uno è in grado di fare anche altro, tanto di cappello, però io non sono capace effettivamente. No. Hai introdotto il fatto dei concorsi e mi aggancio perché la fotografia naturalistica comunque... Diciamo la fotografia alla natura più che la fotografia pura naturalistica, sia in fotografia esterna che in fotografia subacquea ha un problema di fondo che è quello un po' deontologico, no? Noi fotografi non abbiamo una deontologia professionale che ci impedisce di fare alcune cose e come spesso vediamo in subacquea, ma ti dico anche in fotografia esterna, tu sei uno che frequenta molto anche i forum o piuttosto i fotografi che presentano foto ai concorsi di fotografia esterna, insomma ci si dà giù pesante a volte, non nella post-produzione ma nella creazione di una situazione. Sì. Vi dico, nella fotografia esterna per esempio più volte ho sentito fra le righe gente che congela o che raffredda i soggetti o che li incolla. Sì. In fotografia subacquea questo non si può fare, però si fanno altro. Qual è il tuo punto di vista da questa situazione? Allora, ovviamente tutte le pratiche che tu hai indicato non sono da fare, ovviamente, perché comunque si tratta di un danneggiamento di un soggetto che tu dovresti fotografare per far vedere quanto è bello e per farlo proteggere, quindi è una contraddizione in termini, ovviamente. E, per quanto riguarda la fotografia di certi soggetti, ovviamente la conoscenza del comportamento ti aiuta tantissimo e qui secondo me entra in gioco la differenza tra chi è appassionato di animali e di fotografia e chi è appassionato solo di fotografia. Perché a volte mi capita di sentire chi dice «Ah, io sono un fotografo, non sono un naturalista, quindi faccio quello che voglio». In realtà non è così, perché comunque tu non stai fotografando un bicchiere o non stai fotografando un monumento, stai fotografando un essere vivente, quindi ci sono dei paletti da non superare. Questi paletti sono in alcuni casi invalicabili assolutamente. In altri ovviamente dipendono dall'esperienza che il fotografo ha, che il naturalista ha nei confronti di quell'animale. Per esempio, la fotografia ai nidi, esco un attimo dalla parte subacquea, la fotografia degli uccelli al nido in Italia è vietata per legge.
Quindi è vietato realizzare delle immagini di uccelli nei pressi del nido, quindi quando arrivano a imbeccare i piccoli, le foto dei piccoli e così via, per ovvi motivi di disturbo, perché ovviamente se un animale ha 20 fotografi campeggiati sotto al nido tutti i giorni, poi abbandona il nido, abbandona i piccoli. È anche vero che se c'è una cicogna che fa il nido sul campanile in mezzo alla piazza e tu ti metti in piazza a fare le foto, non è un problema. Quindi questo fa sì che ci sia una certa elasticità, che però non deve essere una scusa, cioè deve essere una cosa fondata. Penso anche alla stessa specie, penso per esempio al gufo reale. Il gufo reale è una specie che in Italia è alquanto minacciata e che, se disturbata in nidificazione, nidifica su delle pareti, anche a picco sul mare, abbandona il nido e quindi vanifichi una covata e stai ovviamente facendo un danno gravissimo. In Scandinavia nidifica sui balconi. Quindi ovviamente fotografare un gufo reale al nido in Scandinavia dal palazzo di fronte non è un problema. Quindi c'è comunque una certa elasticità, però non va usata come scusa. Cioè comunque bisogna sapere quello che si fa. Tu citavi prima ai concorsi fotografici, che noi, io e Marco, ci siamo conosciuti quest'anno proprio in occasione del nostro concorso, e lui era uno dei tre giudici che dovevano valutare le fotografie. E io ho fatto il giudice per diversi anni, ho sempre detto che quando sei in giuria l'80% dei fotografi che stanno partecipando a questo concorso ti vuole fottere, ma in maniera benevola, cioè o perché raggira il regolamento o perché fa più cose consentite di quello che devono fare o perché la scena è stata costruita, però insomma in qualche modo, e quando ce la fanno sono anche contenti, devo dire la verità. Ovviamente quando sei in giuria diventa difficile riuscire a valutare se una foto è stata manipolata oppure no, a meno che la situazione non è effettivamente evidente. Qual è il tuo punto di vista? Perché tu sei uno che secondo me che bacchetterebbe più foto di quelle che bacchetti quando sei... Allora, diciamo che dipende innanzitutto dalla regola del concorso, nel senso bisogna prendere il regolamento e guardare le regole che ci sono scritte lì, perché quelle sono quelle che vengono che devono essere rispettate dalle immagini che verranno premiate. Dopodiché sta alla competenza della giuria capire se, oltre a quelle regole lì che possono essere non si può ritagliare più del 30%, non si può cancellare il subacqueo e così via, sta alla competenza della giuria capire dove il fotografo ha fatto una cosa sbagliata. Mi ricordo ad esempio di un'immagine veramente molto bella, faccio un altro esempio non subacqueo perché in realtà stiamo parlando di fotografia in generale. In un concorso c'era un falco pescatore che dormiva su un albero morto con lo star trail, quindi con la scia delle stelle dietro che fanno il cerchio, che era una foto stupenda. C'era un colpetto di flash col falco pescatore che dorme e dietro lo star trail. Era una foto veramente incredibile e non trasgrediva in nessun modo il regolamento. Però noi, come giuria di quel concorso, non l'abbiamo voluta premiare, nonostante fosse una delle più belle, per un problema di emulazione. Cioè un problema di... Quando tu premi questa foto avrai tot persone che cercheranno falchi da sparaflesciare di notte mentre dormono per fare lo star trail. Perché così normalmente i concorsi dettano anche una certa moda e quindi in base alle foto che premi tu stai instradando quella moda. Allora, nonostante quella foto fosse una delle più belle e fosse veramente di impatto e non trasgredisse nessuna regola tecnica del concorso, noi abbiamo deciso per coscienza di non premiarla, ma era solo uno scrupolo, perché comunque in quella foto lì si vedeva che il falco non era disturbato, ma era per la conseguenza successiva. Una foto analoga di flash sul formichiere che sta scavando nel termitaio con le stelle dietro l'abbiamo premiata, perché trovare un formichiere, trovarlo di notte e fargli il colpo di flash è già molto più complicato. Quindi a parità di non disturbo è stato meglio dal nostro punto di vista premiare quella che comunque difficilmente era riproducibile. Quanto costa, quanto conta nella valutazione che fate di un... nella tua valutazione, nella valutazione che fai di una fotografia, il soggetto ritratto, l'azione ritratta all'interno e la tecnica fotografica utilizzata?
Allora, diciamo che non sono né un tecnicista invasato che deve avere la foto tecnicamente perfetta a tutti i costi, né dal lato opposto deve essere biologicamente una cosa inenarrabile. Può essere anche una via di mezzo. Diciamo che le foto che io preferisco devono essere storytelling, quindi in uno scatto ti deve raccontare qualche cosa, che sia un ritratto o che sia un'azione, comunque deve essere un'immagine d'impatto. Quindi in realtà quello che cerco è una media, magari non è tecnicamente perfetta, magari non racconta la cosa più rara del mondo, ma se riesci a avere una foto comunque di un comportamento anche ordinario, ma ben realizzata e d'impatto, ben venga. Senti, le ultime due domande, la prima è sulle che qualità e caratteristiche deve avere un fotografo naturalista, non dico solo, cioè in generale, non dico solo tecniche, ma anche di conoscenza dei soggetti che sta fotografando, sia in fotografia esterna ovviamente che in fotografia subacquea, cioè bisogna essere proprio biologi o basta una conoscenza marginale? Allora, ovviamente la laurea non c'entra nulla, cioè il fatto di essere laureati in biologia o laureati in scienze naturali non è così vincolante. Ovviamente se uno è anche laureato, ben venga, però come chi ha seguito questi studi sa, non è che a scienze naturali o a biologia ti insegnano dove trovare questa o quella specie, come trovarla, come non disturbarla, eccetera. Quindi questo sta alla documentazione che uno si cerca e che si procura come singolo, cioè io sono appassionato di queste cose, quindi leggo in continuazione, che siano siti internet, che siano libri, che siano pubblicazioni scientifiche, eccetera, leggo in continuazione, mi aggiorno in continuazione e soprattutto vado molto su campo. E questo ti permette di prevedere i comportamenti degli animali o prevedere dove trovarli e quando trovarli. Questo fa un po' la differenza, quindi la conoscenza in realtà è fondamentale, non è marginale, però non si traduce in termini di pezzo di carta della laurea, perché quello serve, però conosco tantissimi fotografi bravissimi o naturalisti bravissimi che non sono laureati, in realtà loro hanno una conoscenza di campo o si sono documentati per conto loro, ma la conoscenza dei soggetti è assolutamente indispensabile. Senti, in fotografia subacquea, soprattutto quando ci sono poi le scelte che un giudice fa all'interno di un concorso e magari un giudice qualificato dice no, questo soggetto non può stare in questa situazione, la critica che viene fatta poi ovviamente dietro le quinte non viene mai fatta faccia a faccia, perché poi sennò ognuno di noi è in grado di rispondere, ma perché il mare che frequento io invece queste situazioni esistono. Quindi approfittare un po' di questo cambiamento della biodiversità e del comportamento dell'animale nelle varie zone, nelle varie parti d'Italia, che è un po' una cosa che che mette un po' in crisi, no? Tu cosa ne pensi da questo punto di vista? Sì, diciamo che comunque una persona non può essere onnisciente e non può essere stata in tutti i posti del mondo, quindi ci sta che che un giurato non conosca tutte le situazioni che vengono presentate a un concorso, questo è assolutamente ovvio. È vero che i comportamenti degli animali possono cambiare a seconda della condizione ambientale o della zona. È più comune però questa cosa nei vertebrati, cioè nei vertebrati è più facile che ci siano dei comportamenti diversi. Per esempio, io penso alla foca monaca. La foca monaca si riproduce in grotta in Mediterraneo, a Mauritania, quindi appena fuori da Gibilterra, sulle spiagge. E si pensa che sia perché sono state talmente tanto perseguitate che a questo punto hanno cominciato a riprodursi solamente all'interno delle grotte. E un dato che lo suggerisce è che i cuccioli hanno dei problemi, delle disfunzioni alle ossa perché non sono esposti al sole nelle prime ore di vita, nei primi giorni. Quindi, se uno fotografa una foca monaca sulla spiaggia con i piccoli, non puoi andare a dire il piccolo l'hai tirato fuori dalla grotta perché vanno solo in grotta, perché in Mauritania in realtà lo fanno, però è una cosa di vertebrati. Normalmente i comportamenti degli invertebrati sono molto più standardizzati e molto più simili anche in aree geograficamente diverse. È vero che nelle zone ipertrofiche, quindi con tanti nutrimenti, con tanto nutrimento, con tanti organismi bentonici, tipo tanti spirografi, tante spugne, eccetera, è più facile trovare animali sopra altri animali e così via. Però lì bisogna valutare di caso in caso. Senti, l'ultima cosa, qui abbiamo il tuo libro che hai presentato l'anno scorso proprio qui all'Eudi.
Ed è tutto sulle acque dolci, una vera e propria passione, tanto da farne un libro, quella per le acque dolci. Sì, diciamo che le acque dolci sono molto più bistrattate rispetto al mare. Ovviamente il mare è molto più d'impatto, molto più immediato e molto più conosciuto. Le acque dolci sono torbide, sono fredde, fanno paura, sono più pericolose. E quindi quello che io ho voluto fare con questo libro in realtà è stato questo progetto a lungo termine, durato anni, in cui mi sono mosso negli ambienti di acqua dolce italiani, quindi laghi d'alta quota, ghiacciati, fiumi, paludi, eccetera, per poter mostrare quanta bellezza ci fosse anche in questi ambienti e quanta biodiversità ci fosse in questi ambienti. Perché normalmente si dice vado al mare perché è pieno di animali da fotografare e non vado nel fiume o nel lago perché non c'è niente. In realtà è pieno di animali, un po' li avete visti nelle slide che stanno scorrendo dietro. Ci sono sia animali marini come questo, ma anche animali fluviali. E il messaggio di fondo del libro è che tutto si tiene in qualche modo, per cui a partire dalla sorgente fino ad arrivare alla foce del fiume e anche al mare c'è una serie di collegamenti che con le attività umane stiamo andando ad interrompere. Se noi pensiamo solo a tutti i pesci anadromi e catadromi, che sono quelli che migrano dal mare al fiume per riprodursi o dal fiume al mare per riprodursi, quelli sono un link, un collegamento forte tra la montagna e il mare aperto. E andando per esempio a costruire una semplice diga, andiamo a interrompere questo collegamento, a far estinguere delle specie che magari ci sono da milioni di anni. Quindi il succo del discorso di questo lavoro è che noi stiamo trattando come una discarica quello che in realtà ci dà la vita, perché ciò che ci dà la vita non è il mare, ma è il fiume, è l'acqua dolce in qualche modo. Poi anche il mare con delle ricadute sulla pesca, sull'alimentazione, eccetera. Ma in realtà ciò che ci dà l'acqua da bere sono le acque dolci, che sono una percentuale infima rispetto all'acqua totale del pianeta. E andandole a rovinare, non solo perderemmo questi, i granchi di fiume, le salamandre, i tritoni, i serpenti, ma perderemmo anche la nostra possibilità di continuare a esistere. Insomma, chi fa danno siamo sempre noi alla fine, no? Sì, abbastanza. Qual è l'ultimo consiglio che ti senti di dare? Qua c'è una platea di fotografi, quindi per chi vuole iniziare o per chi vuole fare una foto naturalistica di un certo tipo? Allora, diciamo che per cominciare per cominciare l'attività di fotografia basta qualunque soggetto, veramente. Non impuntatevi di dover andare per forza in Mar Rosso, ai Caraibi o in posti lontanissimi, nelle foreste tropicali, sulle montagne del Tibet, perché in Italia abbiamo una biodiversità pazzesca. Se noi guardiamo gli hotspot di biodiversità nel mondo, non c'è solo il Costa Rica o il Sudafrica, ma c'è anche l'Italia. E quindi quello che noi tendiamo a fare è a pensare che l'erba del vicino sia sempre più verde. In realtà, magari nel nostro giardino ci sono degli animali veramente impensabili, per cui un sudafricano pagherebbe oro per venire a vederli, perché sono incredibili e ci sono solo qua. Quindi non ambite per forza né a animali o soggetti troppo lontani, né per forza gli animali più elusivi, più rari, più strani. Cioè, quando uno inizia a fotografare, è inutile fissarsi e voler fotografare il lupo a tutti i costi, perché il lupo è più difficile da fotografare. Allora, cominciate con i soggetti più semplici. Concentratevi sul miglioramento della tecnica e sul miglioramento delle conoscenze degli animali, quindi di come trovarli, in che stagione trovarli, in che ambienti trovarli, e a quel punto poi verrà da sé. Man mano che aumenteranno le ore di campo, quindi le ore trascorse all'aperto, aumenterà la vostra esperienza, per cui imparerete delle cose che sui libri non sono scritte, perché semplicemente sono o delle cose talmente delle finezze che quindi non si fa una pubblicazione apposta, o comunque magari non sono note. Cioè, capita, a me è capitato più volte di trovare delle cose che non erano note andando in giro a fare le foto. Però se tu non sei preparato, cioè se tu non sai già che cosa può essere noto e cosa no, ovviamente è tutto uguale per te, quindi risulta tutto ignoto, quando in realtà poi ci sarebbe una differenza anche per la comunità scientifica. Senti, noi siamo arrivati alla fine perché abbiamo poi una seconda conferenza che ci spinge. Per me è stato un grandissimo piacere fare questa chiacchierata insieme a te. Ho imparato un sacco di cose Grazie. nascoste anche fra le tue parole e spero ci si possa rivedere presto. Questa volta in mare, ci siamo visti in ufficio per la giuria, qua per questa intervista. Questa volta andiamo a farci un tuffo insieme in mare o nei fiumi. Io però ho Esatto. pochissima conoscenza dei fiumi, quindi ti marco stretto. Grazie a tutti e
Io farei un grande applauso a Marco. Grazie. Se volete ho qualche copia del libro anche. C'è qualche copia del libro disponibile, quindi o qui oppure possono venire allo stand o da Isotta o da me, e Marco sarà felice di firmarvele. Grazie mille. Grazie.